guardando il film e questi due personaggi, Anaïs e Demille, mi è sembrato che siano due donne molto diverse, come due strumenti che suonano due ritmi diversi ma che insieme formano una bellissima melodia. Volevo sapere come aveva lavorato con Anaïs, questa attrice che rappresenta una vitalità incredibile, con Emile poi invece, che è una donna più posata ma che insieme poi sbocciano, è come se sbocciassero insieme queste donne. Ma io ho lavorato con lei perché nel senso che è stato molto facile, perché molto simpatica e molto brava, dunque praticamente le cose poi vengono da sole quando c'è un'attrice così con cui si lavora, non c'è più difficoltà. Quando il testo è bello, è ben scritto, che l'attrice è brava, che è il regista intelligente, abbiamo poi semplicemente lavorato per fare le scene, però non ci sono stati ostacoli. Sharon ha dichiarato: Valeria tende a essere frustrata se non può interpretare un personaggio che fa ridere la gente, eppure credo che questo Emile sia uno dei personaggi forse più belli che lei abbia mai interpretato. Emile, sì. Sì, io mi diverte fare il clown, lei non voleva, però mi va bene anche essere frustrata. Non è che posso benissimo fare un film. Quando ho fatto la seconda volta Mimmo, caro Presti, mi ha frustrata molto. E ho lavorato forse meglio del solito, perciò la frustrazione di un attore non vuol dire che uno non è contento. Questo è un film pieno di amore e desiderio, e la protagonista Anaïs è come se ci insegnasse, no? Che nella vita non bisogna essere troppo resti a vivere le emozioni. Crede che anche un film ci possa in qualche modo aiutare a capire, a seguire, insomma, essere forse un pochino più egoisti e essere un pochino più felici? Certo, un film può, normalmente aiuta a metterci in contatto con le nostre emozioni, a non aver paura delle nostre emozioni e accettare le nostre emozioni, accettare i nostri slanci, accettare di aprirci. Normalmente un film, quando esce da uno esce da una sala da cinema, dovrebbe essere più aperto, guardare il mondo con uno sguardo nuovo, con più speranza. Questo dovrebbe essere fare un film. Lei sta per tornare a Cannes in concorso con un film da regista, e Gli amori di Anaïs è un film di una debuttante, un'opera prima, un lungometraggio. Com'è stato lavorare con una regista che si approcciava per la prima volta a un lungometraggio, e lei da attrice regista si deve mozzicare la lingua ogni tanto sul set? No, io per me non faccio differenza. Dal momento che accetto un film, non è un'opera prima, è un film. Non è una regista esordiente, è una regista. Questo film racconta i 30 anni, che sono un'età un po' difficile perché si è ancora giovani, ma si comincia ad avere a che fare con le responsabilità della vita, è una sorta di terra di mezzo. Lei si è mai sentita come la protagonista di questo film, appunto in un limbo da dover scegliere, insomma, quale strada prendere? Ma io mi sento quasi sempre così. Sento sempre che nella vita ci sono più strade da prendere, bisogna scegliere, poi delle volte uno si sbaglia, delle volte uno deve tornare indietro, delle volte uno deve prendere ancora un'altra strada per trovare la strada giusta. Mi sembra che la vita sia tutta una strada da percorrere. Questa è la vita, questa è la vita, il cammino. Non è tanto lo scopo, ma il cammino che uno fa, e anche gli sbagli fanno parte del viaggio. La ringrazio moltissimo per il suo tempo, grazie davvero.